Il Mandurio per tentare l'assalto al terzultimo posto, l'US Conversano per cercare il primo successo stagionale. Sportivi, buongiorno e benvenuti dallo stadio Peppino Lo Russo di Conversano, dove oggi va in scena la 26ª giornata del girone B del campionato di prima categoria. Di fronte ultima e penultima della classe, una partita quasi da ultima spiaggia per entrambe le compagini, con l'US Conversano in fondo alla graduatoria con appena 2 punti, la Don Bosco Manduria penultima con 16, però con 9 punti di distacco dalla quintultima, il Capurso, che impedirebbero appunto alla formazione tarantina di disputare i playout, che la condannerebbero appunto alla retrocessione diretta. Due squadre che non hanno voglia di mollare, che vogliono continuare a giocarsela da qui al 5 giugno, giorno in cui finirà questo infinito torneo di prima categoria. Ricordiamo il girone B, 17 giornate, cominciato anche abbastanza tardi, quindi i giocatori saranno costretti ad allenarsi fino al mese di giugno. Dicevamo, una sfida oggi dai contenuti comunque ricchi, nonostante pochissimi punti in campo. Il Manduria ha mietuto vittime illustri come il San Marzano, sconfitto 1-0 un mesetto fa. Il Conversano invece ha soli 2 punti in classifica, proprio con i pareggi dell'andata sul campo della Don Bosco, dove finì 2-2, e contro l'Azzurri Santa Rita al campo Montagnola di Bari, quando finì 3 pari, con il Conversano che assaporò la vittoria fino a 4 minuti dalla fine. Andiamo a leggervi il programma completo di questa 26ª giornata, che vede acqua Viva Norba Conversano, Brindisi la terza, uno dei 2 big match in programma, poi Palagiano Talzano, Massafra Crispiano, San Marzano Trulli e Grotte, quindi terza contro prima della classe, Surbo Capurso, Mottola Azzurri Santa Rita e appunto US Conversano Don Bosco Manduria. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta di misura. Il Manduria si è reso per 1-0 all'Acqua Viva in casa domenica scorsa, sconfitta per 1-0 invece sul campo del Talzano. Per l'US Conversano fu Lisi il match winner di quel match. Dicevamo, una classifica che vede la Trulli e Grotte in testa con 49 punti, 48 per la terza, che però ha una partita in più, 45 per il San Marzano, 44 per Massafra e Surbo, 42 punti per il Brindisi, 40 per il Talzano, 36 per il Crispiano, 33 punti per l'Acquaviva e il Ginosa, 30 per il Norba, 29 per il Mottola, 25 per il Capurso, 22 il Palagiano, 19 per gli Azzurri Santa Rita, 16 per la Don Bosco Manduria e soli 2 punti per l'US Conversano. Giornata che non ha proprio del primaverile quest'oggi, soffia un vento freddo, ci sono circa 10 gradi qui al Peppino Lo Russo di Conversano, un meteo che si è un po' incattivito rispetto alle ultime giornate, anche se dovrebbe essere l'ultimo scorcio d'inverno quello di quest'oggi. Da martedì prossimo sono previste temperature superiori ai 20 gradi. Ma andiamo in telecronaca diretta, andiamo a leggere le formazioni delle 2 squadre in campo. US Conversano, padrone di casa, attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Maglia rossa per la formazione di mister Nicola Biancofiore, che schiera l'ultimo arrivato, la Vermicocca, tra i pali, alla sua seconda presenza a difendere la porta dell'US Conversano. Poi Mastrosciani, Petrafese e Martino. Romito cacciapalli a Gagliese, Cittadino, Belviso, Ventola e Lagattolla, a disposizione del tecnico barese, con il numero 12 Pisani, col 13 Cassano, col 14 Sbergo, con il 15 Di Cosmo, col 16 Tauro, col 17 Angelini e con il numero 18 Rubino. Maglia blu invece per la Don Bosco Manduria, che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Pastorelli tra i pali, poi Alessio Brunetti, Daggiano e Stefano Brunetti, Mero Buccolieri e Carlos, Salvatore Gallone, Giuseppe Gallone, Fistetto e Di Stratis. Proprio Fistetto fu uno dei 2 marcatori del match d'andata, finito 2 pari con reti di Saracino e Fistetto per la Don Bosco Manduria. Segnarono Vasienti e Fanelli per l'US Conversano, entrambi non fanno più parte della rosa di mister Biancofiore, squadra rivoluzionata nel mese di febbraio, che sta comunque raccogliendo risultati discreti, seppur mancano i punti. Comunque è migliorata soprattutto sotto il punto di vista offensivo la formazione conversanese, che è ancora il peggior attacco del campionato con 13 reti. Simile il bottino del Manduria, che di gol ne ha segnati 14. Peggior difesa del campionato anche per il Conversano, con 80 reti subite.
quarta peggior difesa invece per Don Bosco Manduria, che di reti ne ha subite 38. Ma andiamo a seguire il match di quest'oggi con il Conversano che prova adesso ad attaccare sulla destra con il suo numero 7 Gagliese, fermato da un giocatore ospite. Sarà rimessa laterale per la formazione di mister Biancofiore, con Petrafesa che si andrà ad incaricare della battuta. Cerca un compagno libero, lo vuole nel numero 10 Ventola, poi Gagliese entra in possesso della sfera, cerca di girarla ad un compagno, poi Cittadino per Belviso, va giù il numero 9 dell'US Conversano, c'è il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo del numero 6 del Manduria Pupolieri. Anzi no, c'è stato il giallo all'indirizzo di Belviso. Per simulazione, ammonito dopo 4 minuti il capitano dell'US Conversano. Calcio di punizione per la Don Bosco Manduria, che verrà battuto dal suo portiere Pastorelli. Calcio lungo a cercare il numero 9 Giuseppe Gallone, prova ad inserirsi subito il numero 11 di Stratis. La conclusione del giocatore under di mister Gioia, con il pallone che si è perso di poco al lato, quindi prima grossa occasione del match in favore della formazione ospite. Ricordiamo 16 punti in classifica, con un successo oggi salirebbe a quota 19, andrebbe a raggiungere in caso di sconfitta l'Azzurri Santa Rita. Ora Manduria che ci prova, Conversano si difende con il numero 6 Cacciapaglia, poi prova a ripartire Romito, va da Cittadino, pallone in avanti per Belviso, prova a rimediare la difesa della formazione del Manduria, la sfera ancora tra i piedi del numero 8 della formazione di Conversano, poi Ventola all'indietro per Cacciapaglia, oggi a comporre la coppia difensiva con Romito, vista anche la squalifica di Paolo Calabrese, il capitano della formazione dell'US. Ci prova ancora il Manduria con il suo numero 10 Fistetto, pallone lungo per Carlos, manca l'aggancio il numero 7 della formazione della Don Bosco, Giuseppe Gallone, lo scambio con Di Stratis. Di Stratis, pallone sulla destra a cercare Carlos. Il suo inserimento era buono, non però la posizione irregolare di offside, quindi calcio di punizione per l'US Conversano, che verrà battuto tra qualche istante dal portiere La Vermicocca. Siamo in campo con il 4-2-3-1, con Cittadino e Martino a far da scudo, poi dietro la punta Belviso con il numero 7 Gagliese, con il numero 10 Ventola e con il numero 11 Lagattolla, schierato oggi in posizione più avanzata rispetto al solito. Anticipo di Cacciapaglia, poi Martino. L'apertura sulla sinistra per Gagliese, però un cambio di gioco completamente sbagliato da parte del numero 7 dell'US Conversano. Salvatore Gallone mette palla giù, viene fermato dall'intervento di Romito, poi Ventola per Belviso, la posizione è buona, Belviso in area di rigore col sinistro, pallone che si perde sull'esterno della rete, prima occasione anche per l'US Conversano con il suo numero 9 Belviso. Oggi preferito a Rubino nel ruolo di prima punta. Quasi 7 minuti di gioco, sempre 0-0, un'occasione per parte. Il tiro di Di Stratis al quarto minuto del primo tempo, conclusione fuori. Questo al settimo di Belviso simile. Si è perso però sull'esterno della rete. Ancora Conversano che adesso prova ad andare dalla destra con la Gattolla. Di Pastorelli,
Pastorelli. Non è sul lato di destra dove c'è Carlos di testa. Il tocco per il numero 8 Salvatore Gallone. Per l'anticipo di Romito. Gagliese. All'indietro per Petrafesa. La gioca con Romito. Fa movimento caccia paglia. Va a ricevere in questo istante. Può allargare a destra dove c'è Mastrosciani. Sbaglia il suggerimento su di lui. C'è la pressione di Fistetto. Poi Mastrosciani per la Gattolla. All'indietro per Martino. Segue il pallone, ventola, c'è però in anticipo il giocatore della Don Bosco, si tratta del numero 2 Alessio Brunetti. All'indietro per Pastorelli, il suo rinvio lungo, salta di testa Mastrosciani mettendo la sfera in fallo laterale, rimessa che verrà effettuata adesso dal Don Bosco Manduria con il suo numero 3 Daggiano. Questa giornata ricca di scontri al vertice, si incrociano la prima contro la terza sul campo di Fragagnano dove giocano San Marzano e Trulli e Grotte. La seconda della classe, la terza invece è attesa dall'esame Brindisi che è al sesto posto della classifica, però reduce da un filotto di risultati positivi che l'hanno proposta come una delle formazioni con l'obiettivo addirittura di riuscire a vincere il campionato. Brindisi che è distante 7 punti dalla vetta della classifica, con la Trulli e Grotte attesa da un altro incontro difficile. La prossima settimana sarà in casa contro la Trio Calcio Surbo, formazione che ha appena conquistato l'accesso alla finale di Coppa, dove proprio a Castellana andrà a sfidare l'Omnia Bitonto, praticamente in mano invece il successo nel girone A. Andiamo a seguire adesso però la Don Bosco Manduria. C'è un fallo del numero 11 De Stratis. Calcio di punizione assegnato in favore del Conversano. Di Stratis, pallone a destra per la discesa di Fistetto. Ancora Fistetto prende campo, serve ancora Di Stratis, pallone sul destro, allarga per Carlos. Ancora in posizione regolare il giocatore di Mister Gioia. Calcio di punizione per l'US Conversano, mentre c'è il vantaggio dello United Mottola sul campo dell'Atletico Azzurri Santa Rita e anche quello del Brindisi contro la Puglia Sport, la terza. Continua quindi il filotto positivo della formazione brindisina, ha conquistato 3 successi consecutivi, non perde da 12 partite, l'ultima sconfitta risale al 2-1 contro il Norba Conversano proprio qui al Peppino Lo Russo, una doppietta di Michele Bux andò a condannare la formazione brindisina, mentre nel frattempo seguivamo Ventola. Entra in area di rigore, pallone sul destro, può andare alla conclusione, Ventola la parata di Pastorelli e poi in posizione di offside la Gattolla. Aveva provato il tappin vincente, qui decisivo l'intervento del portiere della Don Bosco Manduria Pastorelli, che è andato a dir di no alla conclusione di Ventola. Conversano vicinissimo al gol dell'1-0 con questo tiro di Ventola parato da Pastorelli. Rinvio adesso dello stesso Pastorelli con la testa Romito. Commesso fallo però il numero 5 della formazione del Conversano. Di punizione per Buccolieri, anzi per il numero 5 Mero, palla allargata sulla sinistra dove c'è Fistetto, c'è l'intervento di testa di Mastrosciani, pallone poi all'indietro, direzione
direttamente per il portiere Pastorelli, che va a raccogliere la sfera, adesso andrà a rinvio lungo con i piedi, cercare Carlos, domestica il pallone, lo serve all'indietro per Salvatore Gallone, rientra in possesso però la formazione di Conversano. Ventola prova ad allargare sulla destra dove arriva la Gattolla, per un pelo non riesce ad agganciare la sfera e a metterla in mezzo. Il numero 11 del Conversano, era buona l'idea di Ventola, un po' troppo forte il pallone allargato sulla destra. Altro rinvio adesso per Pastorelli. A cercare questa volta la testa del suo capitano Giuseppe Gallone. L'intervento su Gagliese, irregolare da parte del numero 6 Buccolieri, resta per terra il numero 7 della formazione dell'US Conversano. Vediamo se ci sarà bisogno dell'intervento dello staff medico oppure sarà capace di rialzarsi da solo Gagliese, toccato duro dall'intervento di Buccolieri che nel tentativo di andare in anticipo gli è praticamente franato addosso. Non riesce ad alzarsi ancora il giocatore del Conversano. Mentre noi ne approfittiamo per andare a ringraziare chi ha permesso la messa in onda di questo match, ovvero Pallella, recupero inerti, movimento terra, demolizione e smaltimento di rifiuti edili di Bari e Oro Shock di Conversano, via Dante Alighieri 48 all'angolo con via Polignano. Si è rialzato Gagliese che dovrà momentaneamente abbandonare il campo. Il calcio di punizione verrà battuto da Romito. Petrafesa, cittadino. Pallone dentro, fa recuperare la difesa del Manduria, poi ancora il Conversano con Cittadino, prova a ripartire adesso la Don Bosco con il suo numero 11 di Stratis, prova il cambio di gioco sulla destra per Carlos che riesce a fermarsi ma non ad andare a rientrare sul pallone. Messa già effettuata dal Conversano, Romito, la gira ancora per Petrafesa, pallone in avanti, stoppato da Belviso, aprire sulla destra per Cristian Lagattolla, ancora Lagattolla, prova un dribbling, viene fermato. Pallone uscito sul fronte difensivo sinistro della Don Bosco Manduria. Messa laterale, va giù il numero 8 Salvatore Gallone, tutto regolare secondo il direttore di gara. Pallone all'indietro per il portiere Pastorelli, di testa Cittadino, poi Gagliese, prova ancora il cambio di gioco per Belviso, che rientrava dalla posizione di fuorigioco, ovviamente si è dovuto disinteressare del pallone. Con calma Pastorelli, la sfera tra i piedi, andrà ad effettuare tra poco il rinvio. Anticipo di Romito. Ancora una sfera adesso sulla sinistra per Fistetto. Carlos cerca di addomesticarla. Allora per il numero 4 Stefano Brunetti. A liberare la difesa del Conversano con Petrafesa. Ancora Alessio Brunetti. Gallone cerca Carlos, anzi era il numero 11 di Stratis, a provare il passaggio per il suo compagno. Carlos. Ancora pallone all'indietro, c'è l'anticipo da parte del numero 4 Romito.
ventola poi dalla lunghissima distanza, una cosa a metà tra un tiro e un cross, pallone ampiamente al lato, non avevamo capito le intenzioni di Ventola in questo frangente. Pallone ampiamente al lato che viene recuperato dal portiere Pastorelli. Pianto di Conversano, aveva una vista di atletica. Adesso ogni volta è un problema per, soprattutto in queste categorie, andare a recuperare i palloni che escono. Se ne è accorto Pastorelli che adesso andrà a rinvio, pallone che non è fermo a causa del vento. Vediamo il rinvio del portiere del Manduria. Gagliese prova a stoppare il pallone, arriva prima di lui Carlos. La sfera è ancora buona. Alessio Brunetti di Stratis. Poi Buccolieri aveva tentato l'apertura sulla sinistra per il numero 10 Fistetto. Fistetto che non è arrivato. Pallone impreciso comunque da parte del suo compagno di squadra. Rimessa laterale adesso per l'US. Cittadino. Prova a lanciare in avanti. C'è l'intervento sicuro del numero 5 Mero. Ancora l'apertura sulla sinistra per Fistetto. A puntare Mastrosciani. Poi la prova a mettere sul secondo palo dove Carlos va a mancare clamorosamente l'1-0, anche se era in posizione netta di fuorigioco. Il numero 7 del Manduria scatta spesso e volentieri sul filo del fuorigioco Carlos. Rinvio di Lavermi Cocca. Va a saltare di testa adesso il numero 6 Buccolieri. Poi Belviso allarga sulla sinistra dove c'è Gagliese. Solo può entrare in area, può andare alla conclusione Gagliese. La parata di Pastorelli, decisivo per la seconda volta. Ancora Pastorelli, questa volta a dir di no a Gagliese. Si è reso già protagonista di una bellissima parata su Ventola. Numero 1 della Don Bosco Manduria. Adesso andrà a rinvio perché poi il pallone è uscito sul tentativo di ribattuta. Salta di testa Gagliese. Arriva però prima sul pallone il numero 9 Giuseppe Gallone. Ancora Gallone prova il pallone in profondità di Stratis, c'è spazio per il tiro, arriva dall'altra parte Fistetto, la sua conclusione, anzi era il numero 8 Salvatore Gallone, la sua conclusione è stata ribattuta. Occasione adesso per la Don Bosco Manduria che va a pareggiare praticamente il numero delle palle gol. Risultato di 0-0, ma almeno un paio di conclusioni pericolose per entrambe le squadre. Pallone buttato in avanti adesso dal Conversano. Arriva a controllarla senza problemi il portiere Pastorelli. Non c'è pressione da parte di Gagliese, Pastorelli la controlla senza problemi. Andrà adesso il rinvio estremo difensore della Don Bosco Manduria. In testa Stefano Brunetti. Carlos. Salta Gagliese, pallone all'indietro per Buccolieri. Centrocampo quasi tutto under per la Don Bosco Manduria. Sono Juniores, Buccolieri, Carlos e Di Stratis. Pallone terminato fuori, questa volta arriva dalla panchina la sfera al portiere Pastorelli, mentre siamo alla metà esatta della prima frazione di gioco. 22 minuti e mezzo sul cronometro, sempre 0-0 tra US Conversano e Don Bosco Manduria. Ventola, intervento di Buccogliero,
campo il numero 8 Salvatore Gallone. Prova a puntare adesso Fistetto. Va giù, tutto regolare secondo il direttore di gara. Ci prova Belviso adesso, è solo contro tre giocatori. Prova a saltare un avversario in dribbling. Va alla conclusione. Pallone alto sopra la traversa. Buona la giocata del numero 9 del Conversano, che aveva provato di incunearsi nella difesa del Manduria ed andare al tiro in porta. Conclusione alta sopra la traversa. Tiro verso la porta provato dal Conversano. Adesso va al rinvio Pastorelli, testa Gagliese, Ventola, ancora Ventola, su di lui c'è Carlos. Alessio Brunetti va a recuperare la sfera. Salvatore Gallone, Stefano Brunetti, pallone per Di Stratis, su di lui Romito. Romito riesce ad uscire. Poi Ventola viene atterrato giocatore avversario Brunetti. Gagliese. Ancora Gagliese. Però arriva Di Stratis. Sfera in avanti a cercare il numero 9 Giuseppe Gallone, la sua conclusione, la parata di Lavermicocca. Questa volta è decisivo il portiere dell'US Conversano sulla conclusione del numero 9 Giuseppe Gallone. Quindi Manduria ancora vicino al gol dopo 24 minuti e mezzo. Stefano Brunetti, Petrafesa adesso. L'opposizione del numero 9, capitano della formazione del Manduria, Giuseppe Gallone. Petrafesa. Pallone per la Gattolla, adesso è invertito i suoi esterni offensivi. Tecnico Biancofiore con la Gattolla che sta agendo qui vicino alla nostra postazione sulla sinistra. Conclusione per il Conversano. Sta per uscire il primo giocatore nel Manduria, primo cambio fuori con il numero 7 Carlos dopo 26 minuti. Dentro con il numero 13 invece Nodriano. Primo cambio quindi per la Don Bosco Manduria, fuori Carlos con il numero 7, dentro con il numero 13 Nodriano. Rinvio tra poco Pastorelli. Non è cambiato nulla nello schieramento del Manduria, con Odriano che è andato a mettersi a destra, proprio dove stava agendo Carlos. Stefano Brunetti. Pallone per Daggiano. Poi Di Stratis, ancora Di Stratis. Un dribbling viene fermato da un giocatore del Conversano che ha spazzato il pallone. Uscito in fallo laterale. Rimessa che verrà battuta dal numero 2 del Manduria. Adesso Alessio Brunetti, quando siamo giunti al 27esimo e 10 secondi nel corso del primo tempo, proprio Nodriano. Sfuggire il pallone, attenzione Gagliese dalla destra, può entrare in area. Gagliese manca di poco il controllo, poi si complica la vita andando praticamente ad agganciare la sfera nei pressi della linea di fondo campo. Fosse arrivato 2 secondi prima Gagliese, sarebbe potuto andare a tu per tu con il portiere Pastorelli. Martino
allontanato adesso dal numero 11 di Stratis. Controllo del conversano adesso con Cittadino. Belviso, scambio con Ventola. Cittadino prova a pescare il numero 11, la Gattolla. C'era però spazio per il tiro in porta, è stato troppo altruista. Adesso il giocatore del conversano. Petrafesa. Problema per Cittadino. Taggiano. Per Fistetto. Ancora Fistetto, cerca un dribbling, salta un avversario, va giù, tutto regolare secondo il direttore di gara. Prova a ripartire il conversano con Ventola. Riesce ad agganciare il numero 10 di Mister Biancofiore. Ancora una volta fuori nella zona dove c'è Brunetti. Fase confusa adesso nel primo tempo, dopo un inizio gradevole con quattro conclusioni verso la porta. Mancano da un po' le occasioni da gol. Vediamo questa rimessa laterale adesso che verrà effettuata dal numero 2 del Manduria, Brunetti. Vediamo Gallone. Ancora Gallone. Prova a puntare Romito. Gallone va sul fondo. Effettua il traversone, la sfera arriva poi al numero 8, Salvatore Gallone. Aveva provato la conclusione verso la porta. Tiro che è arrivato tra le braccia di Lavermicocca. Pallone ancora in avanti, buttato adesso dai giocatori del conversano. Si è perso ancora una volta al lato. Dovrà andare ad effettuare la rimessa il portiere del Manduria, Pastorelli. Siamo giunti in questo istante al 30° minuto di gioco. Sempre 0-0 il punteggio. Non tiene fermo il pallone, Pastorelli lo va a sistemare. Si sono persi una trentina di secondi per battere questa rimessa. Pastorelli, la sfera torna praticamente indietro, poi da Giano a cercare il numero 9, Giuseppe Gallone. Suo controllo. Sfera giocata in avanti dal Manduria. Intervento di testa di Cacciapaglia. Poi Martino. Stop di Ventola, subito il cambio di gioco per la Gattolla. La controlla Pastorelli. Manduria che sta facendo anche un po' melina perché gioca controvento in questo primo tempo. Nella seconda frazione di gioco avrà il vento a favore la formazione del Manduria. Ventola, Buccolieri, Stefano Brunetti, sfera arriva alla Gattolla. Ventola cerca l'inserimento di Belviso, c'è il buon intervento del numero 5 Mero, poi la conclusione verso la porta, la parata del portiere del Manduria, Pastorelli. Va a servire Nodriano. Pallone lungo linea, Petrafesa all'indietro per Romito. Sbagliato il lancio di Romito, Fistetto arriva in anticipo su Cacciapalli, ancora Fistetto, poi va giù in area di rigore un giocatore del Manduria, Stefano Brunetti. Il suo tiro cross con la pala che si perde alta sopra la traversa, era finito giù Giuseppe Gallone. Non c'erano però gli estremi per un calcio di rigore per il Manduria, con Giuseppe Gallone che aveva provato ad andare giù in area. Intervento regolare da parte del giocatore del conversano su di lui. Cacciapaglia mette giù Ventola, pallone sulla sinistra per Belviso, la Gattolla
Prova il pallone di ritorno, c'è cioè l'intervento difensivo del numero 5 Mero. Il pallone che termina al lato, la rimessa che verrà battuta da parte del numero 3 della formazione del conversano Petrafesa. Poi un pallone sul secondo palo, c'è ancora l'intervento difensivo di un giocatore del Manduria. Ventola prova a metterla giù, Buccoglieri. Pallone in avanti per il numero 10 Fistetto. C'è la pressione proprio su Fistetto che subisce fallo. C'è il fischio del direttore di gara che va ad assegnare calcio di punizione in favore della formazione di mister Gioia. Ancora Manduri adesso che prova ad attaccare dall'out di sinistra. C'è la deviazione di Mastroscianni. Fallo laterale adesso per il conversano. Si incaricherà della battuta il numero 3, Petrafesa. Pallone in avanti per la Gattolla. Il controllo del numero 11 del conversano. Poi ci ha provato Ventola. Pallone deviato in fallo laterale dalla difesa della formazione del Manduria. Sarà proprio Petrafesa ad andare la battuta della rimessa. Poi Ventola. Ancora Ventola, il suo controllo c'è su di lui Nodriano. Ventola difende il pallone, prova a girarsi, a portarselo sul sinistro. Ancora Ventola, lo scambio con Cittadino, c'è spazio per il tiro, pallone sul secondo palo, poi il miracolo da parte di Pastorelli che va a togliere il pallone dalla sua porta. Una grandissima parata da parte di Pastorelli, però conversano sfortunato perché la palla di Cittadino aveva colpito il palo. Al posto di finire in rete è rimasta lì. Solo un super Pastorelli è riuscito a dir di no. Vediamo la rimessa adesso per il Manduria. Ancora pallone in area di rigore del conversano. Brunetti non arriva a nessuno dei suoi compagni di squadra. Brunetti di testa, poi Giuseppe Gallone. Ancora il conversano che prova a manovrare, anche se commette fallo su un giocatore della Don Bosco Manduria che rimane per terra. Calcio di punizione per la formazione ospite per un fallo sul numero 10 Fistetto. Minuti e mezzo, pallone sulla destra per Salvatore Gallone che prova a metterlo in mezzo. Ancora Gallone, lascia di Stratis, intervento di La Gattolla, poi Belviso. Termina giù la Gattolla, Belviso va da Ventola, l'aggancio del numero 10 del conversano, lo scambio con Belviso, ancora Ventola è solo in area di rigore, Ventola la mette ancora in mezzo sul secondo palo, è provvidenziale l'intervento di Mero, anche se qui Ventola avrebbe potuto prendere la mira a calciare verso la porta, preferito mettere il pallone sul secondo palo Ventola, c'era tutto lo spazio però per il tiro in porta. Sette e mezzo l'angolo per l'US Conversano con lo stesso Ventola. Portarsi sul punto di battuta. Quasi
quasi tutto pronto per il corner di Ventola. Pallone in mezzo, manca la deviazione, questa volta Cittadino. Ancora una volta Conversano che va vicino al bersaglio grosso, mentre c'è il raddoppio del Brindisi sulla Puglia Sport, la terza. 2-0 il punteggio. Andrà al rinvio tra poco il portiere Pastorelli. 2-1 del Mottola invece sugli azzurri Santa Rita. Risultato che interessa le due squadre in campo, mentre Picciaccia di Barletta chiede di velocizzare la manovra di battuta della rimessa dal fondo. Il portiere del Manduria Pastorelli non riesce a tenere il pallone in campo, Alessio Brunetti. La Gattolla, pallone per Ventola, riesce a rimediare ancora la formazione della Don Bosco. Poi c'è il fallo subito da parte del numero 9 Giuseppe Gallone. Stratis all'indietro per il numero 3 Daggiano, va ad intercettare Martino, poi Belviso prova a metterla sul secondo palo. Pastorelli la lascia rimbalzare, la sfera arriva dall'altra parte a Martino, prova il tiro cross, palla alta sopra la traversa, ancora rimessa dal fondo per il portiere Pastorelli. Quarantesimo trascorso da 5 secondi. Il rinvio di Pastorelli. Pallone sulla sinistra. Adesso dove c'è Fistetto. Va a giocare con Odriano la sua conclusione. C'è la parata a terra di Lavermi Cocca. Rinvio di Lavermi Cocca, la palla arriva alla Gattolla, poi Ventola, Petrafesa, ancora per la Gattolla sulla sinistra, prova a girarla sul secondo palo, pallone che esce ancora una volta sul fondo, verrà rinviato dal portiere Pastorelli. Quando mancano poco meno di 4 minuti al termine del primo tempo, sempre 0-0 quel Peppino Lo Russo di Conversano tra US e Don Bosco Manduria. Gallone, poi Nodriano, Mastroscianni, pallone in avanti per la testa di Ventola. Intervento difensivo di Mero, la sfera arriva tra i piedi di La Gattola. Attenzione, La Gattola prova ad entrare nella difesa del Manduria. Poi riparte la Don Bosco con Gallone, ma c'è un giocatore per terra. Il direttore di gara interrompe il gioco per un infortunio, credo al numero 6 Buccolieri. Entra in campo lo staff medico della formazione del Manduria per rendersi conto dell'infortunio di Buccolieri, mentre noi ne approfittiamo per ringraziare ancora una volta chi sta permettendo questa messa in onda, ovvero Palella SRL, Recupero in Arti, Movimento Terra, Demolizione e Smaltimento di Rifiuti Edili di Bari e Oro Shock,
di Conversano. Restituirà la sfera adesso la formazione dell'US con il numero 3 Petrafesa. La Gattolla va a servire direttamente il portiere Pastorelli. Va a rinvio l'estremo difensore del Manduria. Palla in avanti per la testa di Nodriano. L'intervento di Cacciapaglia. Mette giù Gagliese. Ventola, suo controllo, pallone per la Gattolla, ancora una volta in area di rigore. La Gattolla ha provato a superare l'avversario. Che qui è abbastanza lenta la manovra della formazione dell'US. Rimessa a Conversano, Belviso. Subisce fallo il numero 9 della formazione conversanese. Comandato calcio di punizione per la squadra in maglia rossa. Cacciapaglia. In avanti a cercare Gagliese. Intervento di testa di Daggiano. Poi va giù Gallone. Comandato il vantaggio da parte dell'arbitro. Poi subito fallo anche il numero 11 di Stratis. Sarà calcio di punizione per l'US Conversano, mentre c'è il giallo per il numero 3 Petrafesa. Ammonito al 44esimo. Ci sarà adesso una delle ultime occasioni del primo tempo per la Don Bosco con questo calcio di punizione. Mancano 30 secondi più recupero alla fine. Sul pallone il numero 4 Stefano Brunetti. Servito di Stratis. Ancora un pallone in avanti di Stratis. Subisce fallo da parte di La Gattolla. Gioca ancora una volta fermo. Calcio di punizione per la Don Bosco. Mentre credo saranno 2 minuti di recupero in questo primo tempo. Ci sono state 2 interruzioni, poi la sostituzione di Carlos con Nodriano. Il calcio di punizione, palla dentro, va a liberare la difesa del Conversano. Poi la sfera arriva tra i piedi di Fistetto. Palla allargata sulla sinistra, dove c'è il numero 5 Mero. Difende il pallone, cerca di servire un compagno. Sera che rimane lì. Vediamo Salvatore Gallone, che tenta di guadagnare il fondo per effettuare un traversone. Gioca ancora una volta fermo. Sera rimessa laterale in favore di Manduria, mentre se n'è andato il primo dei 2 minuti di recupero. Fermato nel frattempo con un braccio da parte di Giuseppe Gallone. Nodriano va ad intercettare questo pallone. Petrafesa. Ancora Petrafesa. Per Ventola c'è l'intervento del numero 4 Stefano Brunetti. Poi Petrafesa, la Gattolla, c'è spazio per il controllo, la sfera esce, sarà rimessa laterale per l'US Conversano. C'è il tempo per terminare questa azione d'attacco. Pallone in avanti per la Gattolla, va giù al limite dell'area, poi allunga il pallone alla retroguardia del Manduria. Dopo 47 minuti termina qui il primo tempo, 0-0 tra US Conversano e Don Bosco Manduria. Noi ringraziamo ancora una volta chi sta permettendo questa messa in onda, ovvero Palella SRL ed Oro Shock. E ci diamo appuntamento per il secondo tempo. Appena cominciato il secondo tempo qui allo stadio Peppino Lorusso di Conversano. Ricordiamo il
match che stiamo seguendo è quello tra i padroni di casa dell'US, la Don Bosco di Manduria, ultima contro penultima della classe del girone B del campionato di prima categoria. Subito pericoloso il Manduria con questo tiro in porta del suo numero 5, Mero. Ricordiamo, stiamo seguendo il 26esimo turno di campionato. La Don Bosco Manduria alla ricerca di punti preziosi per agganciare gli azzurri Santa Rita, che stanno perdendo il loro match quest'oggi sul campo del Mottola con il punteggio di 2-1. Conversano che cerca ancora il primo successo dopo due pari e ben 21 sconfitte per la formazione di mister Biancofiore, subentrato a campionato in corso, mister Nicola Quarto. Dovrebbero essere rientrati gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione di gioco, con il Manduria che già ha effettuato un cambio al 27esimo del primo tempo. Fuori con il numero 7 Carlos, dentro con il numero 13 Nodriano, per la formazione di mister Gioia, che in questo secondo tempo giocherà a favore di Vento. Vediamo Brunetti. Pallone in avanti a cercare un suo compagno di squadra, il numero 9 Giuseppe Gallone, il capitano della formazione della Don Bosco. Bosco Manduria, reduce da una sconfitta interna per 2-1 contro l'Acquaviva. Prima aveva perso per 3-0 a Surbo. Prima della pausa pasquale, il successo per 1-0 sul San Marzano. Don Bosco che in casa ha battuto anche il Ginosa con il punteggio di 1-0. Il Massafra con il punteggio di 2-1. Questi tre successi interni della formazione del Manduria, poi una vittoria conquistata fuori casa sul terreno di gioco dell'Atletico Acquaviva con il punteggio di 2-1. Anche 4 pareggi per il Manduria e ben 16 sconfitte che hanno portato ai 16 punti in classifica la formazione di mister Gioia. Gioco fermo adesso qui al Peppino Lo Russo di Conversano. Per terra il numero 5 Romito, che si è appena alzato. Pallone restituito adesso da Giuseppe Gallone al portiere del Conversano, la Vermicocca. Petrafesa la gioca all'indietro per Cacciapaglia, poi cerca di salire, palla al piede Mastroscianni, lancio in avanti per Belviso. Vediamo il suo controllo. Ventola. Ancora Ventola, si ferma e la gioca con Cittadino. Contrastato da Boccoliero, gli soffia il pallone il numero 6 del Manduria. Poi Mero, avanzato la sua posizione, è entrato in campo con il numero 16 nelle fila del Manduria, D'Ambrogio, quindi c'è stata anche una sostituzione tra il primo e il secondo tempo. Vediamo chi è stato a lasciare il campo. Forse il numero 8 Salvatore Gallone. Vediamo un attimo quelli che sono gli 11 in campo nelle fila del Manduria. C'è con il numero 5 Mero, c'è con il 4 Brunetti, c'è anche Buccolieri in campo con il numero 6. C'è il capitano Giuseppe Gallone. Dovrebbe essere sì, proprio il numero 8, Salvatore Gallone, il giocatore che ha lasciato il campo con l'avanzamento di Mero a centrocampo. L'ingresso di D'Ambrogio sulla retroguardia della formazione del Manduria. Vediamo Ventola. Pallone proprio preda del neoentrato D'Ambrogio. Nodriano per Distratis.
prova il cambio di gioco all'indirizzo del suo capitano Gallone. Poi Mero, l'apertura sulla destra, dove c'è Fistetto. Cacciapaglia per il numero 14 dell'USS Bergo, che ha preso il posto di Gagliese, quindi sono stati due i cambi effettuati dai tecnici. Ci prova il Manduria con Fistetto, pallone filtrante per Di Stratis che non arriva sulla sfera, quindi andiamo ad annotare la doppia sostituzione al termine del primo tempo, una per parte del Manduria, fuori con il numero 8 Salvatore Gallone, dentro con il numero 16 D'Ambrogio, fuori con il numero 7 Gagliese, invece nell'US Conversano, dentro il 14 Sbergo. Seguiamo la rimessa di Lavermi Cocca, fa saltare di testa proprio Sbergo. È entrato, non arriva sul pallone. Messa conversando con Mastrosciani, proprio Sbergo aveva controllato il pallone, bisognerà però ribattere la rimessa, questa volta sarà il Manduria, una rimessa battuta in modo irregolare da parte di Mastrosciani, poi fa lo stesso anche Di Stratis. Rimessa nuovamente per il Conversano con Mastrosciani pronto sul punto di battuta. Salta di testa Sbergo, poi Ventola. Intervento di Daggiano, cittadino brasiliano della formazione dell'US. Pallone in avanti, c'è la testa di Daggiano, poi cittadino. Ancora Don Bosco con Di Stratis. Da trovare Fistetto, avanza palla al piede. Il numero 10 del Manduria prova il tiro in porta, tiro centrale che trova pronto l'estremo difensore del Conversano, la Vermicocca. Mastrosciani in avanti per Ventola, l'anticipo da parte di Buccogliero, poi Di Stratis, alza un campanile, l'intervento di Lagattolla, Petrafesa, poi Martino, ancora per Lagattolla, su di lui Brunetti. L'ultimo tocco è proprio del numero 2 della formazione della Don Bosco Manduria. Adesso andrà a battere questa rimessa laterale. Petrafesa sulla sinistra, su di lui Brunetti. Abbiamo la rimessa laterale adesso per la squadra in maglia blu, Buccolieri. Il controllo adesso di Mero, il gioco però è fermo, ha subito fallo un giocatore tarantino, c'è anche un cartellino giallo all'indirizzo di Martino, che è il terzo giocatore ammonito per l'US Conversano, dopo Belviso al quarto e al 44esimo Petrafesa. Ammonito al nono minuto della ripresa Martino. Tre cartellini gialli per l'US Conversano, nessuno per il Manduria invece. Sbergo, salta un avversario, ancora Sbergo, ha provato ad avventurarsi da solo, ha perso il pallone Sbergo, vediamo Fistetto, prova ad aprire sulla destra, c'è l'intervento di Petrafesa, poi lo stesso Sbergo, anzi Martino per Belviso, Ventola, gioca con Cittadino, D'Ambrogio, Petrafesa, l'intervento di Brunetti, fasi confuse, vediamo Petrafesa, ha provato il tiro in porta, la sfera arriva docile tra le braccia del portiere Pastorelli, va subito al rinvio a cercare Mero, intervento di testa di Cacciapaglia, il pallone poi rimbalza davanti alla Vermicocca che non riesce ad evitare il corner. Vento
disturbato pallone che ha colto di sorpresa il portiere dell'US Conversano. Calcio d'angolo quindi per la Don Bosco Manduria sul versante destro dell'attacco della formazione ospite. Pallone messo in mezzo, un colpo di testa da parte di Giuseppe Gallone. Pallone ancora una volta out. Riescono a sbloccare il risultato. Le due squadre si riprenderanno con una rimessa dal fondo che verrà battuta dal portiere del Conversano, la Vermicocca. Invece di la Vermicocca, il colpo di testa di Mero, Petrafesa, Buccolieri, poi un cambio di gioco per Di Stratis. Pallone ancora una volta out. Sarà rimessa dal fondo per la Vermicocca quando abbiamo oltrepassato già il primo quarto di questo secondo tempo, quasi 12 i minuti di gioco sul cronometro, sempre 0-0 tra US Conversano e Don Bosco Manduria. Cittadino sulla sinistra per la Gattolla. Ancora la Gattolla che avanza palla al piede, pallone messo in aria, il colpo di testa di Daggiano. Poi Brunetti di Stratis. Sbaglia il suggerimento, rimedia in qualche modo Stefano Brunetti, che porta adesso avanti il pallone, supera Cittadino, ancora Brunetti, prova il passaggio filtrante, c'è l'intervento di testa di Mastro Scianni, poi ancora Stefano Brunetti, viene contrastato da Martino. Brunetti, pallone per il numero 11 di Stratis, sulla sinistra a cercare il numero 9 Gallone. Rimessa laterale OS con Mastro Scianni a cercare Ventola. Stefano Brunetti all'indietro per Buccolieri. Pallone al lato, con la rimessa per il Manduria che verrà battuta da Nodriano in questo istante. Intervento difensivo di Cacciapaglia, che è subito fallo da parte del 5 del Manduria Mero. Testa Daggiano. Belviso. Sbergo. Ancora Sbergo per Ventola. Pallone per Cittadino. Prova la conclusione. Il numero 8 del Conversano. Pallone al lato. Inquadra lo specchio della porta Cittadino con questa conclusione dalla distanza. Ci sarà il rinvio adesso del portiere della Don Bosco Pastorelli, mentre il vento continua a dar fastidio ai 22 giocatori in campo. La Gattolla, Brunetti, pallone per Martino. Ancora Brunetti, va da Di Stratis, il cambio di gioco dall'altra parte per Gallone che arriva all'aggancio della sfera, tu per tu con Romito, lo ferma il numero 5 della formazione conversanese.
Poi subisce fallo lo stesso Romito. Giuliano. Poi forse con un braccio ventola, attenzione, perché era al limite dell'area di rigore. C'è il cartellino giallo per il numero 10 del Conversano, calcio di punizione dal limite. Adesso per la formazione di Manduria. Si incaricherà della battuta probabilmente il numero 4 Stefano Brunetti. Ci sono lui e Alessio Brunetti sul pallone. Punizione dal limite per la Don Bosco, siamo a 18 metri circa dalla porta difesa dalla Vermicocca. Si avvicina anche Fistetto al pallone. Tenterà molto probabilmente Brunetti ad aggirare la barriera. Abbiamo Brunetti sul pallone, finta, parte Fistetto, la sua conclusione, il gol! La sblocca la Don Bosco Manduria dopo 16 minuti nel corso della ripresa. La rete su calcio di punizione di Fistetto. Tiro ad aggirare la barriera che finisce all'angolino basso, dove la Vermicocca non poteva arrivarci, quindi al sedicesimo della ripresa. 1-0 per la Don Bosco Manduria, autore del gol Fistetto su calcio di punizione. La finta di Brunetti, poi il tiro in porta ad aggirare la barriera di Fistetto, quindi al sedicesimo si sblocca il risultato. US Conversano 0, Don Bosco Manduria 1, l'autore del gol è stato il numero 10 Fistetto. Rete anche all'andata, quindi cambia il risultato qui al Peppino Lo Russo. Pallone lungo adesso per Gallone, intervento di Cacciapaglia. Cittadino. Lì dietro per Mastroscianni. Sbergo. Ancora Gallone. Vediamo Gallone. Situazione di 3 contro 2. Gallone cerca di saltare Romito. Ci riesce, pallone sul secondo palo. Troppo lungo per Fistetto. Poi gioco fermo. Calcio di punizione per il Conversano, ma va bene per la Don Bosco Manduria. La rimetterà in gioco la Vermicocca quando siamo quasi al diciannovesimo nel corso della ripresa. Sbergo. Mette palla giù Sbergo. Mastroscianni. Martino. Poi il pallone allontanato dal numero 6 Buccolieri. Attenzione a Mero, il retropassaggio di Cacciapaglia per la Vermicocca. Interviene il portiere del Conversano. Ventola. A spazzare il numero 11 De Stratis. Mentre vediamo di avere anche qualche aggiornamento dagli altri campi. La Don Bosco Manduria interessa tantissimo il match del Santa Rita, mentre vediamo questa rovesciata di Lagattolla. Giunto il terzo gol dello United Mottola contro l'Atletico Azzurri, quindi
questo punto sarebbero a pari punti Don Bosco Manduria e Atletico Azzurri Santa Rita. Ricordiamo che giungendo terz'ultimi si accederebbe, in caso di meno di 6 punti di distacco, al play-out contro la quart'ultima. In questo momento il Palagiano che è 1-1 contro il Talzano, mentre prosegue la marcia di avvicinamento del Brindisi alla vetta. Brindisi che poi è atteso da match non impossibili, ha già disputato tutti gli scontri diretti la formazione brindisina. Avrà Santa Rita, Talzano, Don Bosco, Norba, Conversano, Capurso, poi lo scontro diretto con la Tullia Grotte, Crispiano e Ginosa. E 10 nel corso del secondo tempo, gioco fermo per un calcio di punizione assegnato a favore della Don Bosco Manduria. Sempre Fistetto sul pallone, l'autore del gol dell'1-0, calcia direttamente verso la porta, pallone alto sopra la traversa, andrà a rimetterla in gioco la Vermicocca. Deve accelerare anche la ripresa del gioco l'US Conversano. Siamo quasi a metà della seconda frazione di gioco. Cittadino. Pallone messo adesso per il numero 3, Petrafesa. Mentre la Trulli e Grotte è in vantaggio sul campo del San Marzano. La marcatura di Gentile per la formazione di Sgobba. Così allungherebbe a più 4 sulla terza con una partita in meno. Abbiamo già detto, ad oggi appare il Brindisi la formazione più accreditata addirittura per le primissime posizioni, mentre torniamo qui a seguire questo match con Asbergo che lascia a Mastrosciani, ancora Mastrosciani dentro per Belviso. Mastrosciani prova la conclusione, tiro viene ribattuto, prova a ripartire adesso il numero 10 Fistetto, pallone allargato per Gallone, ancora Gallone prova il cambio, la palla per il numero 10 Fistetto, è solo l'intervento di la Vermicocca. Va a salvare la formazione dell'US. Ancora corner per la Don Bosco Manduria. 23 minuti, 30 secondi nel corso della ripresa. Pallone sul secondo palo. Palla che si perde fuori dall'altro lato, il gioco riprenderà adesso con il portiere la Vermicocca. Mentre schiera i suoi con il 4-5-1 adesso Mister Gioia. Martino. Il pallone per il numero 4. Stefano Brunetti. Subisce fallo il giocatore del Manduria. Calcio di punizione per il Manduria che verrà battuto dal numero 16 D'Ambrogio, mentre è entrato in campo nelle fila dell'US Conversano il sempreverde Angelini, giocatore di oltre 45 anni, ultimi 20 minuti per lui.
prendere il posto ad Angelini dovrebbe essere stato il numero 3, Petrafesa, con la Gattola che si è andato a mettere nel ruolo di terzino sinistro. Angelini fa la prima punta con Sbergo, Ventola e Belviso a supporto, mentre ci prova ancora dalla lunga distanza la Don Bosco, con la conclusione del numero 9 Giuseppe Gallone. 4-5-1 per la Don Bosco. Abbiamo visto la Gattola che praticamente si è andato a mettere sulla linea dei centrocampisti e non nel ruolo di terzino sinistro. Modulo strano quello di mister Biancofiore, quasi un 3-3-3-1. Però è messo in mezzo adesso con Ventola di testa, poi Buccoliero. Vediamo come si sistemerà ora la formazione del Conversano con l'ingresso di Angelini. Sempre un 4-2-3-1 con la Gattola che però ha licenza di offendere praticamente nella fase offensiva, va a piazzarsi sulla linea dei centrocampisti, mentre in difesa rientra quando il Manduri è in possesso della sfera, quindi resta con il 4-2-3-1, solamente un cambio di uomini per mister Biancofiore. Angelini all'indietro voleva il passaggio per la Gattola. Vediamo il numero 13, Nodriano, adesso in possesso della sfera per Manduri. Nodriano prova a metterla in mezzo. C'è la deviazione di Romito in corner, calcio d'angolo adesso per la Don Bosco Manduria, 27 minuti e mezzo, 17 e mezzo più il recupero al termine del match. Don Bosco Manduria in vantaggio da 11 minuti con il gol su calcio di punizione di Fistetto. Corner, pallone messo in mezzo. Poi la conclusione provata dal numero 11 di Stratis. Romito, anzi era il numero 4 Martino, poi Ventola, larga sulla sinistra dove c'è la Gattola fermato da un giocatore avversario, poi c'è un fallo commesso dal numero 10 Ventola. Anzi, ai danni del numero 10 Ventola, calcio di punizione per l'US Conversano, lo stesso Ventola che lascia l'incarico della battuta a Cittadino. Martino, Mastro Scianni, però Mastro Scianni tenuto da Nodriano, prova a metterla in mezzo, c'è Belviso, poi da Giano, attenzione al numero 9, Gallone, Martino. Numero 14 Sbergo, ancora Sbergo, prova un dribbling, viene fermato da Giano, Martino, Cittadino, ancora Cittadino, pallone sulla destra dove c'è Sbergo. Nodriano lascia scorrere adesso il numero 13. La formazione del Manduria si era rimessa laterale però per il Conversano, era stato un suo compagno di squadra l'ultimo a toccare la vermicocca. Rinvio del portiere del Conversano, Fistetto, pallone per Gallone in area di rigore, uno contro uno con Mastro Scianni. Gallone prova il tiro in porta, la parata di la vermicocca, vicinissimo al 2-0 il Manduria adesso con il suo numero 9 e capitano Giuseppe Gallone. Quando scocca adesso la mezz'ora nel corso del secondo tempo, 1-0 per il Manduria, segnato un quarto d'ora fa Fistetto. Sbergo,
da ricevere il pallone, ancora Sbergo tenta di entrare in area, c'è l'intervento da parte del numero 5 Mero. Fallo laterale per il Conversano, poco meno di un quarto d'ora, più il recupero per la squadra di Biancofiore per pervenire al pareggio. Mentre c'è un cambio proprio per l'US, fuori con il numero 2 Mastroscianni, dentro credo Rubino. Quindi fuori un difensore, dentro un attaccante per la squadra di Biancofiore. Adesso vediamo come cambia ancora lo schieramento dell'US. Andremo a seguire questa rimessa laterale, poi molto probabilmente vedremo la disposizione data da Biancofiore adesso, mentre Pastorelli andrà a battere questa rimessa da fondo campo. Si è messa a tre dietro, quasi un 3-4-3 con il numero 9 Belviso che va a fare l'esterno di centrocampo. E davanti con Rubino, Angelini e Ventola. Vediamo Martino. Si vedete Belviso che fa praticamente l'esterno a destra del centrocampo. Rubino, il suo aggancio, poi la conclusione, ancora Pastorelli, poi Angelini prova la rovesciata. La controlla con un piede Pastorelli. Ancora bravissimo il portiere del Manduria. Si sta guadagnando la palma del migliore in campo, il giocatore con la maglia numero 1 dell'US Conversano. Adesso manca il pallone cacciapaglia, che poi rimedia in qualche modo. Forse riesce ad evitare il corner. Sarà fallo laterale per la Don Bosco. Sbergo, si è stato spostato a sinistra, Ventola, pallone sulla destra dove c'è Belviso, il capitano del Conversano. Belviso prova direttamente il passaggio filtrante per Rubino. C'era stato l'intervento del numero 9 del Conversano, che però era in posizione di fuorigioco. Sarà calcio di punizione per il Manduria, che ovviamente non ha alcuna fretta di riprendere le operazioni di gioco. Il rinvio di Pastorelli. Sbergo che non è riuscito ad intervenire, sarà rimessa laterale per il Manduria. Brunetti, Fistetto, il pallone per Gallone, all'indietro ancora per il numero 10 Fistetto, pallone intercettato dall'intervento di Belviso. In avanti dove è intervenuto però il numero 3 Daggiano, poi contrasto a centrocampo tra Di Stratis e Bruno, anzi è Belviso. L'ultimo a toccare è proprio il numero 9 della formazione dell'US. Sarà fallo laterale quindi per la squadra di Mister Gioia, mentre c'è un cambio nelle fila della Don Bosco Manduria, pronto ad entrare con il numero 15 Giuliano. Vediamo chi sarà a lasciargli il posto. Fuori con il numero 13 Nodriano.
e per lui 55 minuti, era entrato al 25esimo del secondo tempo, dentro con il numero 15 Giuliano, per gli ultimi 10 minuti più recupero. Vediamo la rimessa laterale adesso per il Manduria, verrà effettuata dal numero 3 Daggiano. Cacciapaglia. Pallone per il numero 5 Mero. Poi Ventola. Ancora un pallone all'indietro per il numero 8 Martino. Prova a metterla in area per Rubino. Poi Cacciapaglia. È giunto il raddoppio della Truglie Grotte sul campo del San Marzano. 2-0 per la formazione di Sgoba, gol di Daddato. Di Truglie Grotte che sarebbe a più 4 ora dalla terza. Prendiamo che cercare di prendere i risultati dagli altri campi. Daggiano. Fistetto. Prova il cambio di gioco per il numero 15 Giuliano, che è andato praticamente a piazzarsi sulla linea dei centrocampisti e va ad offendere all'occorrenza. Martino, Daggiano, Gallone, proprio per il nuovo entrato Giuliano. Ventola. Bel viso Daggiano. Pallone per Ventola, messo giù da Gallone. C'è calcio di punizione per l'US Conversano. Ventola. Pallone in avanti per Rubino, che viene atterrato. Poi la conclusione di Belviso. Il pallone che si perde sul fondo dopo la deviazione di un giocatore del Manduria. Sarà corner per la formazione dell'US. Sul pallone il numero 10 Ventola, quando mancano poco meno di 6 minuti e mezzo. Il colpo di testa provato da Cacciapaglia. Mano Pastorelli a bloccare il pallone. Partire che per le qualità che ha fatto vedere quest'oggi sembra veramente un lusso per la prima categoria. Gallone, ancora Gallone, prende la mira per il tiro, va alla conclusione. Tiro sbilenco del giocatore di Mister Gioia. Daggiano la mette giù. Daggiano, ancora Daggiano, ci prova il Conversano ora con Belviso. Pallone all'indietro per la Gattolla, è tornato a destra adesso Rubino, prova ad alzare il pallone, vediamo Sbergo sulla sinistra, la mette in mezzo, c'è l'intervento di Mero, poi Buccolieri ad allontanarla. Conversano che prova a contrattaccare adesso con Romito, che è andato a rubare palla al numero 15 Giuliano. Mancano meno di 5 minuti più recupero al termine.
non è allontanato adesso dalla retroguardia della Don Bosco. Visto il controllo di Martino. Il pallone che si è perso ancora una volta al lato è stato rimesso in gioco dalla formazione di Biancofiore. La Vermicocca, uno degli ultimi assalti adesso per Conversano, che ha però riperso di nuovo il possesso della sfera. Stratis ha provato a crossare l'opposizione del numero 11, la Gattolla. Resta per terra di Stratis. Sarà corner per la Don Bosco Manduria. Mentre Mister Gioia, squalificato, dice a Di Stratis di rialzarsi. Non vuole perdite di tempo da parte dei suoi, nonostante siano avanti per 1-0. Vediamo il calcio d'angolo che verrà battuto da Gallone. Non voleva assolutamente Gioia restare in 10 neanche per un secondo. Pallone messo in mezzo adesso dal numero 10 Fistetto. Palla bloccata dalla Vermicocca, che fa già ripartire i suoi. Bentola, Angelini, ancora Bentola, si ferma e la controlla. Pallone allargato sulla sinistra, dove c'è la Vermicocca, anzi si trattava di Sbergo. Mentre la Vermicocca è il portiere del Conversano, e la Gattola invece è il numero 11, che però sta agendo sulla destra. Pallone messo in mezzo proprio alla Vermicocca, adesso lo va a bloccare Martino. 2:45 al termine. Martino sulla sinistra, anche il controllo Sbergo, poi caccia paglia. Va via ad un avversario Romito, va a spazzare Brunetti. Vediamo Fistetto, cambio di gioco dall'altra parte. Fistetto resta giù, ha già ripreso le ostilità a Conversano con il suo portiere, la Vermicocca. Stefano Brunetti va a recuperare questo pallone. Ancora Stefano Brunetti, entra in area Brunetti! 2-0 Don Bosco Manduria. Ha raddoppiato il numero 4 Stefano Brunetti al 43esimo della ripresa. Tiro in diagonale del numero 4 della formazione di Manduria, che così va a mettere in cassaforte il risultato a 1 minuto e mezzo dal termine del match. Segnato Stefano Brunetti il gol dell'1-0. Manduria che va praticamente a raggiungere la formazione degli azzurri Santa Rita, mentre per il Conversano è notte fonda. Non sta approfittando neanche della sfida casalinga contro la penultima della classe. E domenica prossima c'è il derby proprio qui al Peppino Lo Russo contro il Norba Conversano. Ultimo minuto più il recupero. Una partita che è praticamente terminata con il gol di Stefano Brunetti, giunto qualche secondo fa. Belviso prova il lancio lungo, Pastorelli senza problemi. Rinvio del portiere del Manduria, la mette giù Gallone, poi ancora Gallone, c'è l'intervento di cacciapaglia su di lui. Ancora Gallone, Gallone salta un avversario, ancora Gallone sul fondo, mette il pallone in mezzo. Intervento di Martino,
che libera la sua area di rigore. Poi Belviso. Solo il recupero separa il Manduria dalla vittoria. Ci saranno ancora 3 minuti e mezzo da giocare. L'arbitro ha segnalato 4 minuti di recupero. Siamo già a 30 secondi. Oltre il 45esimo c'è cioè D'Agiano per terra. Mentre Mister Gioia ancora non vuole restare in 10 uomini, non vuole ulteriore recupero. Si alza D'Agiano. Batte il calcio di punizione Pastorelli. Pallone allargato sulla destra. Gallone sulla sinistra per Fistetto. Ora Fistetto prova il traversone. Pallone che ha scavalcato la traversa. Dovrei mettere in gioco la Vermicocca. Di testa Fistetto. Poi pallone all'indietro dove c'è il numero 6 Buccolieri. Una sfera messa in avanti. Rimessa laterale US, mancano 2 minuti più recupero. 2-0 per la Don Bosco Manduria, che ha chiuso il match 3 minuti fa con il gol di Brunetti, che ha dato il doppio vantaggio ai ragazzi di Gioia. Ancora un calcio di punizione per il Manduria, che sta arrivando agevolmente a questo quinto successo stagionale, che la proietterebbe a quota 19 punti in classifica, a pari punti con gli azzurri Santa Rita. Brunetti. Però è messo in mezzo adesso verso il numero 15 Giuliano. Buccolieri, ancora Buccolieri, salta un avversario. La conclusione verso la porta del Manduria, la recupera Sbergo. Fistetto. Di Stratis, ancora Di Stratis, va Brunetti. Pallone sulla sinistra, la conclusione a volo di Fistetto. La parata a terra di Lavermicocca. Ha evitato il passivo più pesante il portiere della US Conversano. Rubino. Pallone sulla sinistra per Romito. Ancora Romito. All'indietro per Sbergo. Ventola. Prova ad allargare ma non c'è nessuno. Solo Fistetto per la Don Bosco Manduria, che porterà avanti il pallone cercando il 49esimo. Mancano meno di 30 secondi al termine. Ricordiamo le reti che hanno deciso il match: al 61esimo Fistetto e all'88esimo Brunetti per il 2-0 finale per la Don Bosco Manduria. Noi ringraziamo ancora una volta quelli che hanno permesso la messa in onda di questa trasmissione, ovvero Palella SRL e Oro Shock di Conversano, triplice fischio del direttore di gara Picciaccia di Barletta. Ricordiamo il punteggio: S Conversano 0, Don Bosco Manduria 2. Il Manduria raggiunge al terzultimo posto gli azzurri Santa Rita. Resta quota 2 invece l'US Conversano. Dal Peppino Lorusso è tutto, una cordiale buona domenica.